Wheatlands, parte della mano destra. Allora, prima di iniziare, quali sono le cose un po' particolari alle quali prestare attenzione? Una è una particolarità che noi avevamo già trovato guardando la parte della mano sinistra, cioè il fatto che in molte delle battute di questo brano troviamo contemporaneamente delle note molto lunghe e altre note che devono essere suonate contemporaneamente. Cioè, per esempio, in questa battuta della mano destra, io ho il mi che deve contare fino a 4 e il do che invece conta soltanto fino a 2. Dato che noi siamo in un tempo di 4 quarti e quindi contiamo fino a 4 in una battuta, già questa nota da sola potrebbe essere sufficiente a occupare tutta la battuta, perché già da sola, con i suoi 4 numeri, avrebbe un suono che occupa tutto il tempo della battuta. Ma cosa vuol dire questo tipo di scrittura? Semplicemente che noi iniziamo suonando le due note insieme, contemporaneamente. Il nostro pollice, perché è il dito numero 1 che deve suonare il mi, mantiene il tasto premuto per tutto il tempo della battuta, mentre le altre dita suonano le altre note. Nella battuta successiva succede la stessa cosa. Noi suoniamo queste note mentre il pollice tiene premuto il mi. Qua noi, come ultima nota della battuta, abbiamo un altro mi. In questo caso, allora, il pollice si dovrà alzare, lasciare il tasto per poterlo ripremere nuovamente. Suono la parte della mano destra. Una piccola osservazione a proposito delle ultime due battute. Noi abbiamo in questa battuta la mano destra che ha il suo dito numero 4 sul La e che quindi deve suonare La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La e poi Mi, il Mi alto, cioè questo. Per poter fare questo salto, per spostarsi da questa nota a questa, chiaramente se rimanesse con il suo dito numero 4, arrivare sul Mi sarebbe impossibile. Allora, la diteggiatura ci aiuta, ci fa capire come la mano deve muoversi per poter fare semplicemente questo salto. Io, quando arrivo a suonare il Sol con il dito numero 3, passo sotto con il pollice e suono il La, appunto, con il dito numero 1. Quando ho suonato il La, mi basta rimettere la mano nella sua posizione naturale e il mignolo già in maniera automatica va sul Mi. Qua abbiamo ritardato un po' qui questa piccola indicazione, questa abbreviazione RIT vuol dire ritardando, cioè rallenta un pochino, visto che stiamo arrivando alla fine del brano, fai in modo di rallentare un po', suonando pianissimo e facendo durare l'ultimo suono un po' più a lungo, perché questi due simboletti ci dicono fai durare quest'ultimo suono, perché ormai il brano è finito, quanto tempo vuoi. A questo punto, Wheatlands con le due mani contemporaneamente. La mano sinistra,
suonerà due volte queste prime due battute perché abbiamo il segno del ritornello. Una battuta, un'altra battuta, vengono ripetute e poi si prosegue con il resto del brano.